The best way to learn Italian is by focusing on learning the 80 20 of vocabulary. That means learning the top 20% of Italian words that are used in 80% of everyday situations and conversations. With that in mind, this lesson is going to cover just over 100 of the most commonly used Italian words. I've even prepared a quiz so you can test what you learn in today's lesson. And make sure you download your free PDF cheat sheet that includes all the words and examples included in this lesson. Just click on the links in the description below this video. Pronti? Are you ready? Iniziamo! Let's get started. Now, let's take a look at 100 of the most commonly used Italian words, which have divided into categories, including adverbs, nouns, pronouns, prepositions, and adjectives. Think of these as building blocks that you'll need to unlock your ability to effectively communicate and understand Italian. By mastering these Italian words, you can better navigate real life situations, build sentences, and then progress to more complex Italian vocabulary and grammar. I've covered the most commonly used verbs, greetings, the days of the week, and numbers, which I've linked to separately below this video. When speaking Italian, adverbs add depth to your sentences by modifying verbs, adjectives, and other adverbs. They also help convey information about time, place, manner, degree, and frequency. So here are 20 frequently used Italian adverbs. Ora. Ora è il momento giusto. Qui. Vieni qui, per favore. Là. Il libro è là. Sempre. Ti amerò sempre. Mai. Non smetterò mai di provarci. Molto. È molto gentile. Troppo. Ho mangiato troppo. Bene, parla italiano molto bene. Male, mi sento male. Velocemente, corri velocemente. Lentamente, parla lentamente, per favore. Spesso, vado al cinema, spesso. A volte, a volte piove qui. D'ora in poi, d'ora in poi sarò più attento. Quasi, ho quasi finito. Presto, arriva sempre presto. Tardi, è tardi, dobbiamo andare. Certamente. Sarò lì, certamente. Già. Ho già mangiato. Pazienza. Non importa, pazienza. Next up are adjectives. Now adjectives bring color and description to nouns. They help convey the characteristics, qualities or attributes of objects, people or concepts. Here are 30 frequently used Italian adjectives. Grande. Questo è un grande giorno. Piccolo. Ho un piccolo regalo per te. Buono. Questo cibo è buono. Cattivo. Quel bambino è davvero cattivo. Bello, bella. Hai una bella casa. Brutto, brutta. Quel quadro è davvero brutto. Nuovo, nuova. Ho comprato un vestito nuovo. Vecchio, vecchia. Questo è un vecchio amico. Giovane. È un talento molto giovane. Antico, antica. Questo è un orologio antico. Moderno, moderna. Questo è un edificio moderno. Felice. Sono molto felice di vederti. Triste. Questa notizia è davvero triste. Divertente. Quel film è davvero divertente. Serio, seria. È un argomento serio. Facile. Questo compito è molto facile. Difficile. Questo esercizio è difficile. Gustoso, gustosa. Questo piatto è davvero gustoso. Insipido, insipida. Questa zuppa è insipida. Caldo, calda, fa davvero caldo oggi. Freddo, fredda. Il gelato è buonissimo anche se fa freddo. Morbido, morbida. Il cuscino è molto morbido. Duro, dura. Questo pane è troppo duro. Dolce. Mi piace il cibo dolce. Acido, acida. Questa limonata è troppo acida. Piccante. Questo cibo è davvero piccante. Delicato, delicata. Questo vino ha un sapore delicato. Forte. È una persona molto forte. Debole. Mi sento debole oggi. Luminoso, luminosa. Questa luce è molto luminosa. Then we have nouns. Now nouns are the names of people, places, things and concepts. They are the core components of sentences and provide context to conversations. Here are 50 frequently used Italian nouns. Amico, amica. Lui è il mio migliore amico. Famiglia. La famiglia è importante. Casa. Questa È la mia casa. Lavoro. Mi piace il mio lavoro. Amore. L'amore è una cosa meravigliosa. Tempo. Non ho abbastanza tempo. Luogo. È un luogo bellissimo. Città. Vivo in una piccola città. Paese. L'Italia è un bellissimo paese. Mondo. Il mondo è pieno di meraviglie. Cibo. Mi piace cucinare cibo italiano. Acqua. Bevi molta acqua ogni giorno. Vino. Questo è un ottimo vino. Birra. Prendiamo una birra insieme. Caffè. Non posso fare a meno del caffè al mattino. Tè. Bevo sempre tè verde. Libro. Questo è un libro interessante. Scuola. Vado a scuola ogni giorno. Università. Studio all'università. Lavoro. Ha un buon lavoro. Soldi. Ho bisogno di più soldi. Giorno. Oggi è un bellissimo giorno. Notte. Mi piace passeggiare di notte. Mattina. La mattina è il mio momento preferito. Sera. Ci vediamo questa sera. Settimana. Questa è stata una settimana impegnativa. Mese. Il mio compleanno è il prossimo mese. Anno. Questo è stato un anno fantastico. Cosa? Hai fatto una cosa buona. Posto. Ho trovato un bel posto per mangiare. Problema. Abbiamo un piccolo problema. Domanda. Ho una domanda da farti. Risposta. Aspetto la tua risposta. Idea. Ho avuto un'ottima idea. Notizia. Ho sentito una notizia interessante. Giardino. Mi rilasso nel mio giardino. Spiaggia. Amo passare il tempo in spiaggia. Montagna. Questa montagna è molto alta. Fiume. Mi piace passeggiare lungo il fiume. Foresta. Mi piace fare escursioni nella foresta. Lago. Questo lago è davvero tranquillo. Cielo. Il cielo è così sereno oggi. Nuvola. Le nuvole sono bianche e soffici. Sole. Il sole splende luminoso. Luna. La luna è piena stasera. Stella. Le stelle brillano nel cielo notturno. Vento. Oggi c'è un vento leggero. Pioggia. La pioggia rende tutto fresco. Neve. Mi piace la neve. Fiore. Questi fiori sono così colorati. Casa. La tua casa è bellissima. Auto. Ho appena comprato un'auto nuova. Cane. Il mio cane è molto giocoso. Let's move on to Italian pronouns. Now, pronouns substitute nouns and they aid in sentence flow and clarity. They prevent redundancy and facilitate effective communication. Here are 10 frequently used Italian pronouns. Io, io amo l'Italia. Tu, tu sei gentile. Lui, lei. Lui è simpatico. Noi, noi studiamo italiano. Voi, voi siete bravi. Loro, loro sono simpatici. Mi, mi piace il gelato. Lo, la. Lo vedo spesso. C. Ci. Ci piace la musica. B. Vi. Vi chiamo domani. Li. Le. Chi sono quelle ragazze? Non le conosco. Italian Prepositions. Now prepositions establish relationships between words and provide context in sentences. They denote direction, time, location, and more. Here are 10 of the most frequently used prepositions. And for more details on how to use them, make sure you click out my complete guide linked in the description below. In Vado in Italia Su Guardo su internet per vedere se ci sono dei biglietti disponibili. Sotto Il gatto è sotto il tavolo. Con Vado al cinema con te. Senza. Bevo il caffè senza zucchero. D. Questo è il libro di Maria. Per. Ho comprato un regalo per te. A. Vado a Parigi domani. Da. Sono da mio nonno. Tra. Fra. Ci vediamo tra due ore. Italian articles. Now, articles, both definite and indefinite, accompany Italian nouns and signal specificity. They can be either masculine or feminine. Understanding these articles is vital for accurate communication. So, here are 10 of the most frequently used Italian articles. For more details on how and when to use them, visit my complete guide to grammatical gender and Italian articles, which I've linked up here. Il la. Il libro è sulla tavola. Un, una. Ho comprato un regalo. Dei, delle. Ho comprato delle mele. Questo, questa. Questo è il mio amico. Quello, quella. Quella è una bella macchina. Questi, queste. Questi sono i miei genitori. Quelli. Quelle. Quelle sono le mie scarpe. Il mio, la mia. Questo è il mio cane. Il tuo, la tua. Questa è la tua borsa. Il suo, la sua. Questo è il suo libro. To keep practicing, don't forget to download your free cheat sheet for this lesson. It includes all the words and example sentences. And don't forget to take that free quiz. You can find all the links in the description below this video. And be sure to watch this video here where I walk you through step by step how to cheat your way to fluency in Italian. It's a real game changer. Did you enjoy this lesson? Got a trip coming up or want to communicate with your Italian partner or relatives in Italian? Now you can learn Italian with my unique 8020 method. Just visit intrepiditalian.com where you'll find my popular online self paced video courses used by thousands of students around the world. If you want to find out more, just click on the link in the description below. Ciao, a presto!